Lezione sulla stampa colori analogica da negativo con ingranditore, filtri in gelatina, carta emulsionata Kodak, bagni chimici RA4. Questa è una lezione sulla stampa a colori analogica da negativo. Nel 1982 la rivista del consumatore più venduta negli Stati Uniti ha fatto un'inchiesta sulla qualità della stampa a colori dei più grandi laboratori del Nord America ed è stato evidenziato un rapporto pessimo fra qualità e prezzo. Nel 1980, cioè 2 anni prima di questa inchiesta, avevo già capito che l'elettronica non aveva ancora raggiunto i progressi di oggi. Ho brevettato in quegli anni un sistema tutto manuale ed artigianale che è stato visionato dalla Kodak di Rochester, USA, e dalla Dust di Bolzano. Dopo più di 40 anni voglio trasmettere a tutti il mio sistema di stampa a colori che nessuno conosce. Avrei voluto parlarne con storici della fotografia, con critici della fotografia, con galleristi specializzati e con tutti gli appassionati della stampa a colori analogica, ma questo non è stato possibile perché chi insegna anche in qualche università proprio questa materia non crede sia possibile inventare nulla oltre l'elettronica. La cosa più difficile nella fotografia a colori è l'individuazione del colore pulito, cioè non inquinato da dominanti. In questi anni di ricerche ho messo a punto uno schermo autocostruito che con un provino si riesce ad individuare la filtratura perfetta per una stampa ottima ed inoltre ci fa vedere anche come cambiano i colori, non perfetti, ma piacevoli, che potremmo utilizzare per stampe non perfette, ma ugualmente belle. E questo è il primo passo per una fotografia creativa. In queste immagini che vedete in questo momento sono evidenziati i vari passaggi per costruire un multifiltro che ci introdurrà in questa semplice ed interessante ma sconosciuto iter sulla stampa a colori. Il sistema da noi usato è quello sottrattivo, i cui colori primari sono giallo, magenta e cyan. Nel sistema sottrattivo i tre colori, giallo, magenta e cyan, non si usano mai insieme, perché esiste un postulato che dice: con il sistema sottrattivo i tre colori primari non si usano mai insieme perché la parte comune dei tre colori non filtra il colore, ma diventa grigio neutro che allunga solo il tempo di esposizione. Esempio: se una filtratura che reputiamo perfetta per quella carta fosse 35 giallo, 25 magenta e 5 cyan, togliendo dal pacchetto di filtraggio il valore 5 comune ai tre colori, la vera filtratura per quel pacco di carta diventerebbe 30 giallo, 20 magenta con un tempo di esposizione minore. Questa è l'unica regola fondamentale della filtratura per il sistema sottrattivo. Possiamo ricapitolare tutto l'iter sin qui enunciato mettendo a sandwich il multifiltro 36 colori nel portanegativo, facendo attenzione ad inserirlo fra la sorgente di luce e il negativo. Nel cassettino portafiltri mettiamo soltanto il filtro ultravioletto. Mettiamo a fuoco sul piano di stampa con l'apertura dell'obiettivo fra F8 e F5.6. Poi facciamo quattro provini dell'intero fotogramma con quattro tempi diversi. Poi lo mettiamo nella bacinella di sviluppo verticale, poi lo passiamo nella bacinella di sviluppo sempre verticale dello sbiancafissaggio, indi laviamo la copia. Quando questa copia sarà asciutta, noi in quel momento potremo valutare la buona filtratura. Questa è una lezione che dà l'opportunità di valutare la semplicità di questo sistema. Ora voi potete anche vedere delle stampe che vengono fatte con l'attenzione di trovare un colore non perfetto,
ma che dia origine ad una stampa che apra un'altra volta la strada alla prosecuzione della corrente dei pittorialisti del bianco e nero. Infatti, procedendo in questa mia ricerca, ho scoperto che praticamente sono approdato alla corrente dei pittorialisti, ma a colori. Questa corrente dei pittorialisti che si è affermata alla fine dell'Ottocento al bianco e nero, in questo momento utilizzando tutti i materiali fotografici attuali che sono stati fatti con scopi diversi, ho scoperto che ha una elasticità fra le emulsioni della carta, la temperatura dei bagni, i vari filtri usati, che sono di gran lunga superiori a quelli che la Kodak o che la Fuji abbia messo in commercio. Loro non sanno l'elasticità di questi prodotti messi in commercio. Desidero che voi guardiate anche le immagini che ho messo dei prodotti che uso, perché vi saranno utili quando andrete a cercare questi materiali dal grossista dei materiali fotografici. Questa lezione è preziosa per tutti coloro che vorrebbero abbandonare il gregge di chi segue l'elettronica per intraprendere la fotografia d'arte a colori stampata a mano in camera oscura. Suggerisco di fare sempre esemplari unici. Voi non siete in concorrenza con i laboratori, voi siete artisti, ricercatori, artigiani e forse in ultima analisi anche fotografi. Potrete entrare a far parte della corrente dei pittorialisti a colori se la vostra ricerca sarà fatta con la curiosità del ricercatore e la consapevolezza di diventare capofila di nuove scoperte.